Siamo qui con la dottoressa Lucia Marotta, presidente di Animas ODD, e poniamo a lei, e la ringraziamo per la presenza, poniamo a lei due domande all'interno appunto del tema di questa bellissima puntata. La prima, dottoressa Marotta, tra le disfunzioni muscoloscheletriche, in cui la fisioterapia può avere un grande beneficio, ci sono le malattie reumatiche. E tra le malattie reumatiche ce n'è una che particolarmente stravolge la vita delle persone che colpisce, la sindrome di Sjögren. Come la fisioterapia ha aiutato lei e come aiuta le tante persone affette da questa sindrome? Grazie Presidente per avermi invitato e posta questa domanda. Effettivamente tra le malattie reumatiche, la sindrome di Sjögren e vorrei sottolineare la sindrome di Sjögren primaria sistemica perché è la forma veramente grave e devastante proprio per la complessità e il fatto che sia sistemica, veramente devasta l'organismo e il quadro clinico può diventare spesso gravissimo, molto devastante. La fisioterapia ha un ruolo importantissimo proprio perché nel 60-70% dei casi, anche nelle forme non gravissime, la presenza di problematiche muscoloscheletriche, eccetera, sono presenti. Quindi una percentuale molto alta di persone che purtroppo si trova poi ad assistere a un degrado veramente grave, quindi a una degenerazione a livello muscoloscheletrico con problematiche deambulatorie anche molto gravi fino a ridursi a non deambulare più e quindi a stare su una sedia a rotelle. Il problema è di un'attenzione che oggi, ahimè, il governo non ha. Una prevenzione, quindi un approccio preventivo sarebbe fondamentale, non è previsto, cioè oggi se va bene il servizio sanitario riesce a, diciamo, a dare due cicli all'anno, ma per queste forme aggressive non bastano, quindi deve esserci una prevenzione e un monitoraggio di queste forme sistemiche aggressive. Grazie mille. Quindi una fisioterapia che diventa elemento importante, strategia importante per la qualità di vita delle persone con sindrome di Sjögren primaria sistemica in particolare. Poi sappiamo che Animas è una grande associazione molto attiva e allora la domanda è in quali battaglie i fisioterapisti, gli AIFI possono stare al vostro fianco? Quali battaglie state combattendo in questo periodo e quindi in quali possiamo aiutarvi in particolare? Prego. L'associazione è molto attiva, appunto, come lei ha detto, e abbiamo bisogno però nelle nostre battaglie di essere fiancheggiati anche da associazioni specifiche, tra cui anche quella dei fisioterapisti, perché la riabilitazione diventa qualcosa di importante, direi fondamentale da inserire nei piani terapeutici accanto a cure odontoiatriche e quanto altro occorre alle forme, ripeto, complesse e sistemiche. La riabilitazione deve essere pensata non solo come uno strumento necessario e fondamentale per monitorare e supportare le persone, ma anche con una logica preventiva, quindi di prevenire ulteriori degenerazioni e mantenere lo status quo e non farlo peggiorare, perché sono risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale. Questa logica deve entrare purtroppo nella mentalità dei burocrati e di chi ci governa. Poi è importante l'affiancamento anche per insistere a livello ministeriale
della Commissione l'inserimento della forma primaria sistemica come rara nei LEA. È un diritto che è stato per troppi anni negato e quindi speriamo che presto questo aggiornamento avvenga e con il suo inserimento. E averli al nostro fianco è fondamentale. E chiuderei col discorso anche di stilare delle linee guida che possano essere uno strumento poi applicativo in tutte le regioni, perché c'è anche tanta difformità. E vorrei chiudere con una cosa bella, un lancio, con finalmente il nostro film La sabbia negli occhi, che ha riscosso successo nelle varie sale cinematografiche. Oggi è possibile fruirlo, vederlo su Amazon Prime Video. Dal 13 agosto è possibile vederlo su questa piattaforma, che non è la storia della malattia, è la storia di una donna, è la storia di coraggio, la storia di combattere, di amare e di non arrendersi per una battaglia di vita. Grazie. Grazie mille alla dottoressa Marotta e a tutto il grandissimo lavoro che lei e tutta l'associazione fa, e rinnovo la partecipazione e la presenza di AIFI al vostro fianco. Grazie e andiamo avanti insieme.